Ma esattamente come si pronuncia? Sanda. Vacanza. Sunday. Sandalo. Sunday. Io l'ho sempre chiamato Sunday. 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 Perché credo morning. Derivi da Sunday. Perché lo mangi solo la domenica. Era lo sgarrino. C'è una storia strana sul Sunday. Lei, riverenzia a tutta la valle spaziale. Dopo questo video andiamo in vacanza. Sì, ragazzi, questo è l'ultimo video prima della pausa estiva. Bravi tutti, ce l'abbiamo fatta. È tempo di prendersi una vacanza per tornare ancora più carichi. Tu sai il giorno in cui ripartiranno i video? 30 agosto. No. È il giorno del mio compleanno. No, non entra niente. 24 settembre. No, un po' prima. 2 settembre. No, un po' dopo. 7 settembre. 14 settembre. 12 settembre. Il 14 settembre ripartiranno i video su YouTube, ripartirà Yakety Yak su Twitch, ripartirà tutto. Quindi ne approfittiamo già per augurarvi un buon agosto, una buona estate, un buon riposo. Ma prima di salutarci, in pieno stile Space Valley, abbiamo deciso di esplorare il mondo dei Sunday, che per chi non lo sapesse sono quei copponi dolci, un po' lattosi, ricoperti di qualsiasi cosa. Molto americani. Descrizione schifosa che mi hai fatto. Copponi lattosi. Copponi lattosi. Che c'ha un botto puzza di latte. Sembran tette di madre. Può essere un Sunday? Li abbiamo fatti secondo i nostri gusti e piaceri. Sì, perché quello del kebab era secondo il nostro gusto e piacere. Lo mettiamo sempre. Sì. Sunday ai gamberi in salsa cocktail. Io adoro i gamberetti cocktail. Cioè, quelli con la salsa ketchup e maionese. Quelli con la salsa. La salsa cocktail non è esattamente ketchup e maionese, è un qualcosa di più. I gamberetti in salsa cocktail mi fanno venire i brividi per quanto sono buoni. Devastante. È una cosa stramilanese. Comunque che bella. Sì, è bella, è bella. Cioè, nel senso, a livello di aspetto è fighissima, a livello di odore è terribile. Sì, si sente proprio il pesce, però in realtà sono dolci i gamberetti in salsa cocktail. Esatto, e poi l'acidulo della salsa cocktail forse si sposa bene con il sundae. Qui sotto vi ho messo il fondino di cocktail, che magari. Vabbè, certo, è variegato. Ma cosa devo spare via il... un po' di tutto. Prendi un po' di tutto. Il Sunday. Buon appetito a questo primo assaggio e alle vacanze. Cioè, mi fa strano la cosa latte e gambero insieme. Cioè un po'. Veramente tanto. È da spocchissimo. Sa di vomito al gambero. Ma sai cos'è che stona? La salsa cocktail. I gamberetti ci starebbero perché anche bene. Perché se metti solo i gamberetti ci sta di brutto. Ma il Sunday è strabuono. Cioè, il gelato sotto è strabuono. Sì. E poi è mega facile da fare. Lasci la ricetta qua sotto nei commenti. No, su Around the Valley. Devo andare avanti o posso interromperlo? No, beh, continua. Finiscilo magari. Se vuoi anche arrivare alla salsa cocktail in fondo. Se vuoi scavare nella tua coppa gelato. Nel tuo cuore. È strano perché con i gamberi senza salsa va anche bene. Ma con quelli con la salsa ve ne su uno lezzo proprio di pene. No, è perfetto. Può essere un Sunday? No. Sì. Ma l'hai criticato va solo affinato. Secondo voi dopo le vacanze vi troverete d'accordo su qualcosa? No. Sunday al kebab. Ma questo è un sogno. No, finalmente Nelson sogno è contento. Secondo me in ogni video che facciamo tipo può essere, ci deve essere il kebab. È un grande classico, è una delle mie cose preferite. Voglio provarlo sulle cose. Cioè, se dovessimo riuscire a trovare un Sunday al kebab e scoprire che è vero, che è buono anzi, sarebbe una figata. Però non cambierebbe nulla se fosse una figata e basta. Quindi, se questo fosse buono, troveremmo dei kebab bar in spiaggia. Ah, il mondo cambierebbe. I soliti bar. Figo. Perché adesso non esistono. Andiamo ad assaggiare. Cos'hai preso su però? Aspetta. Tu non mi aspetti mai. Un lembo di carne. Un lembo di carne, ma la cipolla più la patatina. Lì c'è un po' di mix. Ma vuoi è piccante come kebab. No, non è piccante, okay. Ma anche sono piccante. Poco dista dalla salsa bianca del kebab. È buonissimo. È buono. Buono, ma soprattutto coerente. La carne del kebab è una carne dolce. Le patatine, se non le copri di sale, sono comunque dolci. La cipolla è dolce. Veramente, idealmente, prendendo un kebab classico e ficcandoci dentro il sundae, funzionerebbe. Ma la carne è strabuona. Cioè, le spezie della carne si stanno da Dio con questo gelato. In effetti, però, il kebab ha un qualcosa di dolce comunque. Con... Esatto. Ci vivrei. Vabbè. C'è un pelo di turco. No. Non è turca la carne? No, l'ho fatta nel senso. Fatta te la sei tirata via te. No. Ho visto prima su TikTok una ragazza che si grattugiava il tallone del piede con la grattugia e poi utilizzava la pelle morta come parmigiano sulla pasta. Dai, non è vero. Dovremmo farci un video sopra. Che schifo. È molto buono. Molto, molto buono. Ma veramente. Tu lo finiresti? Lo finirei. Cioè, tu lo ordineresti, anzi. Cioè, sai che sono un po' pippone. Sono un po' pippone nel senso che ordino solo roba un po' sana. Se me lo lanci, lo mangio. Ok. Un po' mi inquieta. Cioè, non so se siamo pronti. Lo mangio e fa strano. Sento nel cuore che è buono, poi la testa mi dice no, è cattivo. È lo stesso concetto del mi mangio i crostacei ma non mi mangio i ragni. Che sono molto simili. No? Credo ci sia una differenza di sapore abissale tra i due, però vabbè. No. Può essere un Sunday? Certamente sì. Sì, facciamo prevalere il cuore sulla mente. Sunday Pinzimonio.
Allora, c'è un'estate, no, aspetta, e questa no, è quella italiana. Guarda Space Valley con... Secondo me non può essere cattivo. No, neanche secondo me. Non può. Cioè, alla fine significa pucciare della verdura dentro del sundae, sì, no? Esatto, è un pinsimonio. Il pinsimonio, quando lo facevi da piccolo, era proprio uno sballo. Un po' uno sbatti, ma allo stesso tempo uno sballo. Che cosa? Ci mette 5 minuti a tagliare la verdura. No, ma a parte la verdura, devi fare la giusta dosatura di olio, sale, pepe. Insomma, è un lavoro chirurgico. Poi la verdura fa schifo, ricordiamolo. Ma quando non è vero. E costa tantissimo. Comunque questo sarebbe il sundae di Cesare. Ah, le carote fanno cagare. Il cetriolo ancora di più, soprattutto se l'hai mangiato con la buccia. Ah, scusate. Hai messo il cetriolo con la buccia? Poi io ho sempre visto già la gente che lo mandava con la buccia. Ma quelle sono le zucchine. Ah. La carota non è male, ma perché è dolce. Oh, ravanello fa schifo. Secondo me il ravanello non sta di niente. Io lo odio. Il ravanello è piccantino. Anche il peperone mi ispirava. Il ravanello ci sta. Però è tutto molto triste. L'unica verdura che mangiavo da piccolo era il peperone giallo tagliato a fette. Tutto per te. Pessimo. Ma non capisco se è colpa della verdura o dell'abbinamento. L'abbinamento. Il pomodoro. Pomodoro. Una m***a. Siamo sedano. Buono il sedano. Buono? Sì, il sedano è buono. Quello. È stato un parto durante tutte le... Dai, mangialo. No, metto pure la buccia. No, te adesso l'assaggi. No! Mangialo. No! Dai, mangialo. Dai, mangia. Verte, fa un botto bene. No. Il sedano. Sta fingendo. Mangia il cetriolo, io non me ne vado. Resto qui. Resto qui fisso. Vuoi mangiare quella buccia? Ah, no, la voglio. Mangia la buccia. Può essere un sundae? No. Mangia la buccia del cetriolo. Non sono neanche lavato. No. Come no? No, non lavo niente. Sundae alle costolette in salsa barbecue. Ma tu non puoi capire che voglia di costine che c'avevo io. Ma queste qua sono fatte da queste Frank. Buone, buone, sì, è tutto il giorno che le prepara Frank, da stamattina presto. L'aspetto è bellissimo. Io purtroppo non ho grande fiducia. Perché? Beh, quel dolcino. Forse è però tutto sì, dolce, che in anche effetti, la salsa barbecue. In America usano un botto quella tipo panna acida. Sì. Per la carne anche. È vero? È che la carne potrebbe essere così buona che copre tutto il sapore del gioco. Può essere. È che la salsa barbecue annichilisce il sundae. Però il contrasto freddo è strafigo. È strabuono. È veramente buono. Ma queste costine sono illegali. Il sundae, il gelato in sé, dà poco. Nel senso che ti addolcisce un po' e ti dà sto freddo. Che però crea un contrasto molto interessante. La costoletta, che è molto salata, in realtà viene innalzata dal dolce. Posso non giudicare mangiare e basta? Sì, lo puoi anche finire, nessun problema. Può essere un sundae? Sì. Sì. Ci vediamo in 10 minuti. Sì, sì, tranquilli, prego. Sundae poke. Uè. Sì, dica. Where is my cipolla fritta? Nella poke ci va la cipolla fritta. Ma soprattutto non ci vanno i ceci. Chi ha messo i ceci? Alcuni ce li mettono anche, però la cipolla fritta è un must. Forse ce l'abbiamo, eh. Lo zenzero, un po' di zenzero. Forse la cipolla ce l'abbiamo, posso controllare. No! I miei fagioli di soia. Che sballo! Beh, in effetti, no, beh, sì, si dà molto di più. Un'altra cosa, bro. E non è finita qua. Oh sì, io ho una gran curiosità nei suoi confronti perché se penso agli ultimi 2 anni, penso alle poke. Sei nutrito solo di quelle? A vedere se è bello, me lo papperei. Questo mi fa venire proprio lo sbocco. Dite che è un abbinamento un po' estremo. Come Nelson si sta ricredendo. Ora Nelson mi farà le solite domande. Il poke era fresco, è rimasto fuori dal frigo. Il salmone non è fresco. Vabbè, quello è di 2 giorni fa. No, è comprato oggi. Veramente? Oggi poi, neanche sì, ma quando ieri. È stato pescato? Che non è poi così male, insomma. Ah, vedi che gli piace. Vedi che c'era. Però lui ha la cipolla e la salsa di soia. Sai cosa? Dovremmo provare con un altro tipo di proteina. È la cipolla fretta che te la svolta perché è dolce. Allora vedi perché io lo sto disprezzando particolarmente. Quanto la pagheresti una coppa del genere? Sinceramente non la ordinerei. Sì, ma sinceramente se tu fossi costretto a doverla pagare, la pagheresti? Ma tutte le poche 13 euro. No, porca miseria, sono un botto. Comunque, se dobbiamo andare è l'ultima, raga, è l'ultima valutazione. Sì, è l'ultima valutazione della stagione, esatto. Della quindi. Stagione. Facciamo la mega smorta. Può essere un sundae? No. Chiudiamo in bruttezza. Ci sta, vabbè. Dai, vieni, Cesi. Arrivo. Dai, Cesi. Dai, arrivo. Dai, Cesi. Fidati, arrivo. Regà, è stato proprio un piacere fare questo video. Cioè, io sono già mentalmente in vacanza. È avanzato del sundae. Non vedo l'ora di stare in spiaggia. A proposito, ragazzi, ci diciamo ciao per ora, ci vediamo appunto il 14. Ma secondo te sono stratristi loro? Secondo me sì, poi forse non sono stratristi. Secondo me frega anche levati dai coglioni. Mi piacerebbe un botto vederti con tutto il sundae spalmato sulla barba. A me non piacerebbe. Ah, scusa. Però se vuoi mi metto tutto il cucchiaio in bocca. Sì, quello di brutto. Beh, forse ce la fai. Bravo, buongiorno, testeremo queste tue doti. Stra bravo. Arrivederci. No, non salutare così. Oddio, sei come i vecchi, quelli che hanno la bavetta bianca sui bordi. Che schifo. Che schifo. Arrivederci.
non salutare. Pingu, allora, se vuoi del kebab, fammi un cenno di assenso. Non era quello, mi sa. Ok, portiamo del kebab. E poi cosa abbiamo? Ah, delle verdure. Sì, ma fa sempre lo stesso gesto. Ha fame il ragazzo, ha fame. E del gelato fatto da tonno. Questo non lo No, non lo vuole il gelato di tonno. Va bene, Pingu, grazie mille, buon lavoro. Vuoi un anche tu? No. Ma ti stai addormentando? Sì, voglio andare in vacanza.